Ciao, benvenuti amici nella magica atmosfera del salottino viola. E insomma, che poi non è viola, è rosa bohème. Vi invito, se avete la curiosità naturalmente, ad andare a vedere la cartella colori Max Meyer e cercare rosa bohème, è bellissimo. E sì, forse non è facilissimo da riprendere, non è, me ne sto accorgendo adesso che sto un po' imparando, anche la questione delle luci. Ed è arrivato anche per me il momento delle luci in sottofondo, ma hanno uno scopo. Oh, quante cose da imparare! A proposito delle cose da imparare, lasciate che appoggi questo prima che succeda un patatrac. Amici, iscrivetevi a questo canale, date la possibilità a questo canale di migliorare i contenuti, di approfondirli, di crescere qualitativamente. Lo potete fare solo voi iscrivendovi al canale ed azionando la famosa campanella grazie alla quale si ricevono queste benedette notifiche di cui noi siamo avidi, perché anch'io ho bisogno di notifiche, mandatemele. Allora, parlo con YouTube ovviamente. Amici, detto questo, trovate tutte le informazioni che riguardano il canale nell'info box, vi prego, bontà vostra, di leggere queste informazioni. Nel nostro canale si parla di do it yourself, fai da te, progetti creativi, sapete che io sono una creativa, sì, lo dico, lo rivendico con orgoglio. Parliamo anche di crescita personale, però se c'è da vloggare, si vlogga. Oh yes, ho acquistato tutte cose ad un euro. Allora, in genere non sono attrattissima dall'euro, dalle cose ad un euro a tutti i costi, però questa volta c'è una motivazione molto importante. Allora, che cosa è successo? Ci sono grandi movimenti, amici, nei supermercati italiani, come avete visto. C'è lo Shan che è stato acquisito dalla Conad, se non erro, è anche il Simpli dalla Conad. Poi qui un supermercato locale che si chiama Rex e che ha alcuni punti vendita ha chiuso. Purtroppo, dispiace, insomma, perché poi si pensa soprattutto alla questione occupazionale. Io mi auguro profondamente che non ci siano problemi e ripercussioni gravi per chi lavora in questi punti vendita e in queste società, me lo auguro di tutto cuore. Chiusa parentesi, ci sono grandi manovre. Supermercati chiudono e aprono, arriverà l'Unes al posto ad esempio della Rex, arriverà la Conad al posto dello Shan. E ho visto chiudere un supermercato e devo dire che fa un certo effetto, fa un certo effetto. Molte cose sono state messe ad un euro, io ne ho approfittato perché erano un po' oggetti dei miei sogni e perché io comunque, io penso di essere brava nel trucco, però ho molto da imparare. Adesso capite perché ho tirato fuori questo argomento. Cosa ho comprato ad un euro? Allora, intanto ho preso questi vasetti color mirtillo, che però io mi rendo conto, qui sembrano blu, invece color mirtillo, sono vasetti, ne ho presi tre, decorativi, stanno divinamente con il rosa bohème e verranno posizionati in questo studio che è sempre più bohème, devo dire che proprio mi piace tanto, amici, tanto. Io adoro i colori, ho bisogno dei colori, vivo in Brianza, ho bisogno dei colori. Potevo scegliere o la droga pesante o i colori, quindi ho scelto la cosa migliore, i colori. Ecco qui un altro vasetto, tutti e tre, li vedrete nel tour, ci sarà il tour. Amici, è solo un anno e mezzo che aspettate il tour di questa stanzetta. Non vorrete che, insomma, io mi affretti. Non sono mica fiaschi che si abboffano. No, davvero, a parte gli scherzi, ce la faremo. E poi ho comperato tante cose per, soprattutto per il trucco. O esclusivamente per il trucco. Allora, avete presente la marca Yaneke? Yaneke? Non so se la pronuncia sia esatta. Allora, loro sono anche qui, tra l'altro Monza e Brianza hanno una sede, non so se è la sede sociale, proprio qui vicino a Veduggio, vicino a casa mia. Allora, che cosa ho acquistato a un euro? Oh, adesso non ho più scuse, perché io penso di essere brava a truccarmi, però forse ho da imparare,
ho da imparare. Sapete chi seguo ultimamente nel trucco? Molti dicono non si nominano canali nel mio canale, non si nominano canali, io li nomino, ma che me frega, ma ragazzi, io sto seguendo sfumature make up e mi piace un freco, grazie sfumature make up, io prima o poi imparerò, non prendermi come esempio di tua allieva, ma prima o poi imparerò. Allora, ho preso questa brush per la pulizia profonda del viso, credo che il costo effettivo, sono andata a vedere amici, credo che il costo effettivo poi sia, non sia elevato, sia sui 2-3 euro, però l'ho usata, non ho resistito, ho dovuto usare, ho dovuto fare la prova, quindi poi l'ho reincartata e insomma io ci ho provato, vedete? Le setole sono morbide, sì, se non avete un viso come il mio. Praticamente io non ho un viso, cioè io ho una cosa delicatissima che si chiama volto pieno di cuperose e quindi forse sono stata un po' aggressiva nel mio primo utilizzo e sono diventata viola, quindi magari la prossima volta cercherò, amici, di essere un pochettino più delicata e questo è il primo acquisto, diciamo che dai 2 o 3 euro siamo passati circa, perché credo 3 ore qualcosa, ora che ci penso, perché alcune di queste cose non sono più in produzione, questo a 1 euro, però io ci voglio riprovare. Sempre per la pulizia del viso, anche questo ho provato, non ce l'ho fatta ad aspettare, abbiate pazienza, ho provato questa spugnetta in lattice molto morbida, trasparente, direi, vedete com'è morbida, ciao, guardate. Questa si usa così, in questo modo. E vi devo dire che la spugnetta in lattice è più delicata, è molto più delicata. Riesco ad utilizzarla persino io, senza esagerare, no occhi perché mi uccide e devo stare attenta qui, però insomma questa delicatamente va, che è una meraviglia. Sì, l'ho usato, ho dovuto, tre volte, perdono, chiedo perdono. Pennello da trucco con spugnetta, questo mai aperto, vediamo se, però devo inforcare gli occhiali, perché non vedo una cippa, cioè se devo anche togliere uno scotch è necessario che io faccia così amici, però non è possibile che una persona con la mia manualità scusate questa lustratina dell'ego, non sia bravissima nel truccarsi, io imparerò, ciumbia, guardate che bella, allora questa va, è lattice, va bagnata e poi si usa anche per le polveri ho letto, ma comunque per il fondotinta, per i correttori, dovrebbe essere un pennello di precisione, io credo che lo sia, non l'ho mai provato, questo tipo non l'ho mai provato. Io penso che sempre il prezzo sia 2, 3, 4 euro di questo tipo di pennello, comperato, ripeto, a 1 euro. Ragazzi, avete mai visto un supermercato vuoto? Volevo fare le foto, poi mi sembrava poco gentile nei confronti delle persone che ci lavoravano e non l'ho fatto. C'era solo questo scaffale e quelle cose rimaste. Spiace, spiace. Allora, poi pennello per le labbra, ne ho presi 2, allora questo l'ho solo aperto, non l'ho utilizzato, ho trovato su internet il costo, allora in 2 siti diversi, pennello per le labbra, dunque in un sito l'ho trovato a 6 euro, questo di Janeke, e in un altro a 11, non capisco questa differenza enorme, quindi ne ho presi 2, si chiude. Ne avevo bisogno, sì, questo sì, questo sì. Io adoro i rossetti, non so se si capisce, ma non avevo un pennellino. Sì, non avevo un pennellino, mica so Clio Makeup io, che vedevo lì. Allora, quindi adesso lo rimetto a posto. Allora, i pettini non è difficile trovarli a poco prezzo. Questo di non è di Janeke, è di Jane Accessori. Sempre una linea di quelle che trovate
che si trovano facilmente nei supermercati, anche all'Esselunga c'è. Pennello Fluffy di Gianecche per sfumare l'ombretto. Eccolo qua, sempre ad un euro. Questi forse verranno anche sui 4, credo, prezzo totale. E let me know if you are very more informated than me. Mi sono inventata un verbo. Non si apre. Porca miseria. Ecco, l'ho aperto con gentilezza. È Fluffy, oh, è Fluffy. Ne ho già diversi Fluffy perché li amo, però anche questo, bello grande, mi piace. E quindi, eccolo qui. Pennello Gianecche Fluffy, sempre un euro. Se voi andate all'Esselunga li vedete. Questa serie è presente anche lì. Serie in bambù, credo non siano più in produzione, non lo so, perché io ho cercato dappertutto, anche su Amazon ho cercato i prezzi, ma devo togliere gli occhiali. Oh, amici, ciao! E ho cercato i prezzi anche su Amazon, ma veramente non li ho trovati, non so dirvi come mai. Sono pennelli col manico in bambù. Bisogna stare attenti quando si puliscono a non bagnare troppo il legno. Allora, vediamo cosa ho preso. Scartiamone uno. Dunque. Allora, quello piatto per applicare e sfumare l'ombretto. Spero che si possa vedere. Perché il problema è sempre l'inquadratura. La lingua di gatto io la chiamerei. Ok? Questa, non so se... penso di averne già un altro, ma più grande di questo. E one. In bambù, sfumino. Io ho il pallino degli sfumini. Forse non esce. Sfumino, tipo l'altro, è tipo la, cambia poco, c'è poco, oh morbido, morbidissimo, guardate che bello, stupendo. Poi ho preso sempre, allora, anche i pennelli angolati, quelli con le setole così, tagliate di traverso, sono utili, però non sono tutti di qualità. Io ne ho tre, uno preso da Kiko che non mi è piaciuto, ma anni fa, che però ho continuato ad usare per molto tempo, e poi due così, mi sembra vadano sufficientemente bene, non sono piccolissimi, ma vanno sufficientemente bene. Devo fare come fanno le beauty guru? Vediamo, facciamo così. Vedete, è angolato per fare track, quello che è difficilissimo fare la linea in orizzontale. E ci vuole Giotto per fare questa cosa. Sì, Giotto faceva i cerchi, ma secondo me... anche lui ha difficoltà a fare la linguettina di fuori, la lineetta così. Per me Giotto è in difficoltà. Poi ho preso, dunque, io di sopracciglia ne ho poche. Sto perdendo il pelo. Amici, ho un'età, voi capite. Però, come è messo? Io so che... posso farlo, se voglio posso, ok, però va molto bene per fare questo lavoro e per separare le ciglia quando hai quella fortuna enorme di comprare, amici, il mascara che te fa i grumi e devi separare le tue povere ciglia. No, mi piaceva e l'ho comprato un euro, amici cari. E sempre, io immagino che questi siano, viaggino sui 2, 3, massimo 4 euro di prezzo, credo. Ovetto pulisci pennelli, mi dicevo, questo sono andata a vederlo, se non erro era sui 3 euro, l'ho trovato, Ovetto pulisci pennello, l'ho provato. Funziona anche per me. Anche per me, Antonietta, alla fine di quest'anno tu sarai anche una makeup artist.
lasciate perdere. Allora, vedete che è fatto in questa maniera? Ha una parte con queste linee parallele, con queste, come dire, questo passaggio pedonale per i pennelli ed una parte zigrinata. E va molto bene. Con questa parte si puliscono, lo sapete meglio di me, ma lasciatemi il gusto di dirlo. Con questa parte si puliscono i pennelli grandi e da questo lato quelli piccoli. È vero, è abbastanza utile, si rovinano meno le setole. Comunque in genere, ho visto che non costa molto, l'ho trovato in un supermercato di altra marca, non Yaneke, sto parlando sempre di Yaneke, io l'ho trovato a 1,50 euro, quindi si può ragionare per chi avesse il pallino per il trucco. Spugnetta trucco, spugnetta, io non so quante spugnette trucco ho e alla fine uso le mani. Anche, amici, non riesco ad aprire la spugnetta trucco e siccome ho perso la pazienza ve la mostro. È in lattice, è di quelle spugnette che vanno bagnate, quindi intrise d'acqua, poi strizzate e poi utilizzate con i prodotti. È un classico delle spugnette, si trovano sempre. Questa è una spugnetta, sembrava, io pensavo in un primo momento si trattasse, questo provo ad aprirla, dai, se no veramente, oh, si apre. Allora, io credevo, vi devo dire la verità, pensavo fosse, facciamolo, voglio fare la beauty guru della situazione, io credevo fosse per l'applicazione del talco, che secondo me si può anche fare, perché poi ognuno fa come gli pare, invece qui c'è scritto leva smalto, dov'è? Oh signore, no, leva trucco, cioè questa, ma voi la usate per levare il trucco? Sembra, sapete, per tamponare, per mettere il talco, per mettere, non so, il talco. Sono rimasta l'unica a dire così. Allora, invece no, leva il trucco, interessante sto fatto. E poi le classiche spugnette, anche queste, sono quelle, sapete, divise in segmenti. Allora, sono le spugnette divise in segmenti, in lattice. Ok, divise in triangolini per poter aderire meglio magari ai punti del viso, quelli un po' più difficili, e servono a mettere, si bagnano anche queste, ad applicare fondotinta ed anche altri prodotti, correttori, ma anche polveri. Io vorrei aprire, però non voglio rompere completamente la confezione. Tutto a 1 euro, va bene, questi sono i classici elastici per i capelli, ad 1 euro, ma direi che si trovano forse, no, li ho pagati meno, attenzione, 75 centesimi, anche meno, a noi fa piacere. Poi le beauty blender, amici, beauty blender. Allora, ho preso questa di forma romboidale, cioè non ha la classica forma, l'apriamo questa però, non ha la forma ad ovetto della beauty blender classica, che è una spugnetta, anche questa va bagnata e serve per applicare il fondotinta. Allora, l'idea è questa, bagnandola e strizzandola molto bene non assorbe completamente il fondotinta e ti porta via praticamente il fondotinta che tu hai pagato 100 euro e lo trattiene. L'idea è che ne trattenga poco, io spero che sia vero, altrimenti vado con la mano. Eccolo qui, questa è la beauty blender di forma romboidale. È anche antistress. Oh, è antistress, e questa serve per applicare prodotti, trucco, fondotinta, correttori e anche polveri. No, stare qui delle ore, cioè io, se mi lasciate, sto qui delle ore. Forma romboidale, bellissimo. Ma se mi prendono, dove è il mio debole? Allora, ho trovato anche le beauty blender, quelle tagliate male, strane, non male perché sono tagliate male davvero, sono strane, eccole qui,
E ne ho prese due, tutto sempre a 1 euro. Sono le Beauty Blender piccoline, le mignon. Adesso ve ne faccio vedere una e apriamola. Infurco gli occhiali, scusate se infurco gli occhiali. Aiuto, come si fa? C'è una linguetta, perché io non voglio scassare le confezioni, perché io tendo ad usarle. I primi tempi le uso, poi le butto. Ah, ce l'ho fatta. No, guarda che forma. C'è l'ovettino, l'ovetto, anche questo per le parti piccole, quindi dovrebbe essere di precisione. E poi c'è questo sagomato in maniera veramente bislacca e anche questo di precisione. Per esempio, a me viene in mente con questo taglio. Sì, so che voi sapete tutto, io so un tubo. Però allora, a questo taglio a me sembra adatto ad esempio per il naso, mi viene in mente questa cosa, poi una parte più arrotondata per situazioni più piccole, ne ho presi due, ne ho presi due. Beauty Blender, so che la Beauty Blender di questo marchio normalmente dovrebbe essere sui 5 euro. Questa, e io ho pagata 1 euro, va benissimo. 1 euro anche le mini Beauty Blender. Due dunque, come vedete, ho fatto incetta di cose per il trucco. Da ora in poi, se mi trucco male, proprio vuol dire che c'è una deficienza alla base, una mancanza alla base. Cioè, parliamoci chiaro. Ecco la seconda, e adesso non resta che mostrarvi finalmente le ciappe, quelle che mia madre chiama le ciappe per i capelli, ovvero queste mollette. Che comunque io non so voi, ma oltre a perderle, a me si rompono, che è una parte la molla, si scassano in 2 giorni. No, non queste di Janeke, dico, parlo in modo molto generale, molto molto generale. Ma quanto durano ste molle sui capelli? Ma a voi durano? Io non lo so, a me si spaccano, è vero che ho 8 milioni di capelli, però insomma, una cosa. Questo è il mio bottino ad 1 euro. Allora, lasciate che io sia contenta di questo mio acquisto. Allora, vi ringrazio se avete seguito questo video. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Voi sicuramente siete importanti per me. E allora vi saluto, vi ringrazio di tutto cuore, vi mando un abbraccio. Ciao!